Mauro, quanto vale questo test con l'Arezzo? Senz'altro, tutto si sa che è stata una partita amichevole, Lorenzo è servito perché per la Fiorentina no, ma per Lorenzo ha dimostrato contro un avversario da Serie A, ha dimostrato che sa giocare al pallone, non come è stato a Lucca, però oggi ha dimostrato che la squadra sa quello che vuole, quindi deve pensare di giocare sempre così e di non aspettare sempre l'avversario come ha fatto Lucca. È molto bello vedere il pubblico che saluta i propri giocatori, insomma. Sì, insomma, È un momento sempre è emozionante. sempre emozionante perché dimostra che i tifosi dell'Arezzo da un po' di tempo a questa parte sta attaccato alla squadra, quindi sa quello che ha fatto, quindi gli aretini vogliono bene questa squadra. Sicuramente la Fiorentina è più avanti nella preparazione, nell'intesa rispetto all'Arezzo, insomma. Era senz'altro, loro hanno iniziato anche un pochino prima perché non sapevano se facevano la Coppa UEFA, quindi hanno iniziato, poi si sa che il livello della Fiorentina non è come quello dell'Arezzo, però Fiorentina, il primo tempo ho visto una squadra un po' lenta, però il campionato è tutta un'altra cosa, senz'altro domenica col Chievo la Fiorentina giocherà differente. È un Arezzo che comunque ha dimostrato qualcosa in più rispetto alla gara con la Lucchese, alla gara di Coppa. Sì, esatto, io pensavo che come si è dimostrato in casa contro la Lucchese che la Rete aveva giocato bene, poi a Lucca ha dimostrato che non è stata quella partita che ha fatto in casa. A Lucca sono rimasto deluso e questa sera però mi è sembrato una Rete più pimpante, forse anche perché ha fatto più preparazioni. Bene, adesso non resta che proprio, come dire, gli ultimi arrivati in ordine di tempo si devono integrare in questo gruppo. Sì, esatto, come Tassi, dico bene? Sì. Ecco, lui è scuola Inter, però si devono integrare. So che il mister lavora molto sugli schemi, quindi senz'altro prima o poi riusciranno a fare quello che vuole il mister, quindi il resto io credo che se continua su questa strada farà un bel campionato. Grazie Mauro, ci ritroveremo alla prossima partita casalinga dell'Arezzo. Senz'altro, buonasera Grazie e buona a tutti. serata. Grazie.